Eccoci qua. Allora, cosa stavamo dicendo? Sì, allora, io i vostri commenti li leggerò, questo è sicuro, perché ho già l'autorizzazione scritta, dalla Sette a poter fare la diretta utilizzando il mio telefono appoggiato lì sul tavolo, quindi questo è sicuro. Ovviamente cercherò di metterlo in modo da poter leggere agevolmente i vostri commenti. Ora, il fatto di poterli addirittura leggere, non lo so, questo dipende. Se Luca, secondo me sì. Perché lui è stato il primo, quando gli ho proposto la cosa, proprio era, non vorrei dire eccitato, comunque era contento, insomma, di questa mia proposta, cioè di fare la diretta durante la registrazione. Quindi, comunque, se loro saranno d'accordo, a quel punto proprio lo diranno. Ecco, mentre siamo qui, l'unico problema è questo, che loro normalmente non dicono che le puntate sono registrate, perché normalmente vanno sempre in diretta. Solo il sabato e eccezionalmente questa settimana, il venerdì, registrano in anticipo. Quindi io non so se loro hanno intenzione di dire al loro pubblico televisivo che è una puntata registrata. Se sarà così, a quel punto, o non lo so se magari si può fare anche in un modo diverso, non dire che stiamo registrando, si dice semplicemente che siamo in diretta. Però a quel punto mi sembra un po' una mancanza di rispetto per coloro che seguono attraverso la televisione, perché loro pensano che siamo in diretta, che io leggo dei commenti in tempo reale. E invece i commenti li avevate mandati 2 giorni in anticipo, non mi sembra molto carino. Comunque vedremo, la studieremo questa cosa qua. Comunque ci proverò perché è ovvio che sarebbe carino poter leggere direttamente i vostri commenti. È molto molto stimolante, quindi oltre ai commenti Twitter che arrivano direttamente alla redazione di In Onda, poter creare un ulteriore canale di interazione è una cosa molto molto stimolante. Quindi ringrazio chi ha fatto il commento, purtroppo essendo qui. C'è troppa luce, non riesco proprio a leggere bene quello che scrivete. Comunque, chiunque di voi abbia fatto questo commento, lo ringrazio perché è una bellissima idea e vi prometto che ci proverò. Sappiate che comunque, che nel caso invece in cui alla fine concorderemo di non leggere i commenti in diretta, io però li leggerò. Quindi, se voi avete dei suggerimenti, delle critiche, ecco, magari non scrivetemi delle cose che poi mi fanno morire dalle risate perché rischiate di mettermi in difficoltà, ecco, io comunque i commenti li leggerò. Oh, vediamo se riesco a leggere qualche altro commento. Portiamo la rete in TV, esatto. Poi, comunque è da apprezzare Telese solo per l'apertura verso Salvo. Sì, io sono d'accordo, non riesco a vedere il nome di chi ha scritto questo commento, ma sono d'accordo. Ciao, poi Salvo, devi dire che contratto hai per lo stream telefonico. Ma lo devo dire in diretta televisiva, perché devo fare tutta questa pubblicità al mio gestore telefonico? Ho un gestore telefonico normale, uno dei tanti. Che differenza fa? Se è Vodafone, Medas, se è Vodafone, TIM, Tre, Wind. Scusa, non questa non la capisco onestamente. Poi. Ah, Enzo Caterino mi dice ciao Salvo da Moviradio. Ecco, Enzo, avendo il nome scritto in verde, riesco a leggerlo, mentre gli altri con colori più scuri non riesco. Poi. Provaci Salvo. Ah, ma è Nando Meliconi questo, mi sa, con quella faccia di profilo mi sa che è Nando. Poi, Salvo, ma dirà che sei un grande esponente. Ah, questo l'avevo già letto. Va bene, vabbè, ok. Ok, ragazzi, quindi facciamo la contro chat, dice Nando. Sì, no, no, questa idea è veramente bella, veramente bellissima. Ma secondo me alla fine, avendo l'opportunità di spiegare bene a Luca. La potenzialità di questa cosa secondo me gli piacerà tantissimo e quindi mi permetterà di farlo. Dobbiamo solo decidere se dire in modo aperto che stiamo registrando, io ovviamente se la decisione fosse solo mia direi le cose come stanno. Cari amici, questa puntata è registrata, l'abbiamo registrata mercoledì e quindi questi commenti che leggiamo sono stati mandati durante la registrazione che Salvo mandava in diretta sul suo canale. Io sono sempre per dire le cose come stanno, però su questo punto permettetemi di dire che eventualmente sarà una decisione che prenderemo insieme con la produzione. Io ho già messo tantissimi paletti e quindi se ce ne sono degli altri che non sono necessari al 100% non vorrei diventare pedante, perché credetemi, io ho mandato una mail con una sfilza di una decina di punti di cose che non devono fare. Ecco. Ve ne dico una per tutte, siccome lui vorrà cominciare la trasmissione presentandomi, mandando un contributo registrato e mi ha detto che vorrebbe mandare il servizio che ha fatto Mia Ceran quando è venuta a casa mia, diciamo nello studio di Salvo 5.0 e per me va benissimo. Però ecco, io gli ho detto, io gli ho scritto
che assolutamente non voglio che usino il mio mi scappa la diretta del 28 maggio, quello lì famoso in cui ho detto che andavo via dall'Italia, eccetera, eccetera. Ecco, quello lì ho espressamente scritto che non voglio che venga utilizzato quel frammento lì, perché quello lì darebbe solo adito a strumentalizzazioni e basta. Quindi chi l'ha visto, l'hanno visto anche in troppi. E poi ho fatto tutta una serie di altre richieste, che magari poi con calma vi dirò. Quindi sul discorso della lettura dei commenti della chat di Ustream, permettetemi di essere flessibile e decidere insieme a loro. Va bene, niente, quindi ragazzi, adesso basta parlare di questo discorso, se no diamo troppa importanza alla televisione. La televisione è molto importante, ma dobbiamo sempre ricordarci che ha un'importanza limitata. Sicuramente se l'esperimento insieme a Francesco, a proposito, permettetemi di ringraziare pubblicamente Francesco Amodeo per la sua disponibilità, per la sua grande competenza e per la sua passione, perché alla fine io andrò lì solamente a presentare la cosa all'inizio, parlerò ovviamente della mia attività con la pagina Facebook dedicata alla denuncia di Paola Musu, ma poi tutta la parte, diciamo, documentale, dove dovremo far venire tanti dubbi agli italiani, senza sembrare degli assatanati. Come dicevamo prima, o dei complottisti, cercheremo solo di far sorgere qualche dubbio a chi ci ascolta. Ecco, tutta quella parte sarà sviluppata esclusivamente da Francesco Amodeo, che quindi ringrazio perché il suo contributo è determinante, prezioso per passare questo messaggio. Quindi invece vorrei tornare, prima di salutarvi, un attimo alla puntata di stasera su Salvo 5.0, stasera alle 21, abbiamo deciso alle 21 con Paolo. Quindi non alle 21.30, che è il solito orario, ma mezz'ora in anticipo, alle 21 in punto. Ecco, quindi se non ci sono stati blackout a casa mia, ci dovrebbe essere già il video attivo in questo momento. Ovviamente se andate trovate la schermata nera che vi dice coming soon. Ecco, però è già lì, pronto. Esattamente quel link, ripeto, salvo problemi di energia, sarà lo stesso che poi stasera alle 21 sarà attivo per la diretta. Quindi vi prego, se riuscite a spammare quel link il più possibile, in modo da essere in tanti. Più siamo e più faremo sentire appunto il nostro calore di cittadini informati e soprattutto grati a Paolo Ferraro per tutto quello che sta facendo e tutto quello che ci racconterà stasera. Va bene, io direi che a questo punto potremmo anche salutarci qui. Vediamo. Bravo, hai fatto bene a mettere questo paletto. Ah, grazie. Non vedo chi è che lo scrive, mannaggia al colore. Forse dall'immagine, forse è Matteo. Sì, forse è Matteo Bettera, ma sono ne lui, chiedo scusa. Poi invece Nando cos'è che dice? Se te serve il pubblico, faccia un fischio. E non lo so, perché non mi pare neanche che ci sia il pubblico in quello studio. Però sì, chiederò a Luca, perché in effetti ti devo dire, Nando, qualcun altro mi ha anche chiesto se era possibile venire come pubblico. E quindi spero di sentire questo pomeriggio la redazione. Se mi dicono che è possibile, vediamo quanti posti ci sono. Ho già due prenotazioni, ti dico onestamente. Quindi se ci fosse, allora, se ci sono zero posti non viene nessuno. Se ci fosse un numero limitato di posti, fino a due o tre, ci sono appunto già due persone che si sono prenotate. Se ci sono più posti te lo faccio sapere. Molto volentieri, molto volentieri. Poi flashover, cos'è che mi dice? Ciao Salvo. Tranquillo, già caricata la pagina, perfetto, grazie, grazie, grazie. Quindi vedo che vuol dire che il link funziona ancora. Evidentemente non è andata via la luce, perché chiaro, se va via la luce si spegne il computer, cade il collegamento e quindi poi stasera devo rifare tutto da capo. E sarebbe un peccato perché avevo già messo il link un po' in giro, quindi sarebbe veramente un peccato, rischieremmo di perdere tanti contatti. Va bene, cari amici, io vi saluto. Ah, ecco, una cosa vorrei fare, se riesco, se arrivo a casa con un po' d'anticipo, vorrei mettere il link della puntata di stasera anche sulla chat della cosa, così magari qualcuno che segue la cosa, che mi pare che siano ancora in ferie e quindi stanno trasmettendo solamente dei video di repertorio, magari qualcuno potrebbe essere interessato a seguire la puntata in diretta con Paolo Ferraro. Bene, adesso è veramente tutto, vi abbraccio, vi bacio, grazie per l'ascolto. Ci vediamo quindi stasera alle 21 su Salvo 5.0, però non qui su Ustream, perché mi sta vedendo in diretta, ma su YouTube, dove appunto si fanno le dirette quelle serali e dove comunque ci sarà anche la registrazione di questo Mi scappa la diretta. Allora è tutto per il momento, ci vediamo, sono le 2:30, quindi tra 6 ore e mezzo, se non ho fatto male i calcoli, tra 6 ore e mezzo su YouTube.
Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao ciao.